Ho fatto un pochino di acquisti per le unghiette perché ho deciso di riprendere in mano la situazione, visto che i soldini che spendevo per l'estetista ho deciso di metterli da parte per prendere il telefono a fine anno nuovo, perché è ora, dopo 3 anni e mezzo. E comunque, a parte questo, voglio un po' divertirmi perché non mi andava di spendere 55 euro, 30 euro, quanto euro, comunque, per una ricostruzione dove avevo fastidio non appena vedevo la ricrescita, quindi io dovevo andare praticamente una volta ogni 2 settimane e non mi va assolutamente. Preferisco farle imperfette da sola. Non mi scocciate, non mi scrivete non farlo di qua e di là perché non mi interessa, lo faccio sulle mie unghie, non sugli altri, ovviamente. Non darò consigli su come farle, semplicemente le farò e basta. Però volevo condividere con voi questi acquistini perché mi sono decisa a prendere dei prodottini nuovi della Miley, se non sbaglio si chiamano, e ho preso questo glitterato, un sacco di colori primaverile pastello, questo rosa veramente stupendo, e ho preso anche quello che avete visto prima, che è un builder, però che si estende come fosse un gel normale nella boccettina. Vabbè, io non sono proprio dentro a questo mondo, quindi non so se esisteva già, se è una novità o cosa, però l'ho voluto provare. Poi ho preso questi colori pastello perché ho visto che in questo periodo vanno un sacco, e poi, cioè, parliamone, quanto è bello questo lilla, cioè, non vedo l'ora di metterlo, sperando di riuscirci, perché non è neanche detta che ci riuscirò. Mi auguro di sì, l'importante è avere un po' le mani a posto, poi se non sono perfette, buonanotte. Anche questo giallo è molto carino e anche gli stickers che avete visto prima. E nulla, volevo condividere con voi questi acquisti. Fatemi sapere che prodottini utilizzate voi e che manicure avete.